Ravenna 2016, fare i conti con l'ambiente. Siamo in compagnia di Marco Mari, esperto nei temi della sostenibilità. È un piacere essere a Ravenna ancora una volta e con gli amici di Lab & Lab per questo bel evento che coinvolge la città. Proprio il tema delle città, il tema degli edifici è un punto fondamentale nell'ambito della sostenibilità. Un edificio di fatti è un sistema che di per sé coinvolge molti aspetti. Aspetti che vanno certamente dai temi energetici, ma anche quelli della salubrità degli ambienti, ma anche ai temi che riguardano il materiale riciclato e i prodotti, e quindi l'economia circolare, la salubrità dei prodotti che mettiamo nelle nostre case o con le quali le costruiamo, ma anche i temi di gestione dell'acqua, in quanto un edificio è responsabile di consumi di acqua piuttosto che della gestione di quella che arriva dal cielo, e sappiamo bene che ultimamente ce ne sono quantità rilevanti in tempi molto ristretti e causano quindi problemi di allagamento rilevanti. L'edilizia e l'edilizia sostenibile in questo momento ha una grande diffusione a livello mondiale. Principalmente a livello mondiale stanno andando sempre più forte, sempre più in evoluzione i protocolli di edilizia sostenibile. Questi protocolli tipicamente sono protocolli non autodichiarati ma verificati da organismi terzi indipendenti, sono protocolli come i protocolli LEED, protocolli BREEAM, Estidama, CASB, Tristar e vari altri, che a livello mondiale definiscono la qualità di un edificio e in alcuni casi la qualità di un quartiere e di una città. Passare quindi da parole importanti come quella di Smart City a metriche che possano misurare la sostenibilità di un edificio e delle proprie performance, le performance dell'edificio, diventa necessario. A livello internazionale questo è un'onda molto forte, difatti siamo ad oggi oltre 1,5 miliardi di metri quadri di edifici in via di certificazione su questi protocolli, quindi un mondo molto ampio e una filiera in grande fermento. Ma anche in Italia stanno cambiando molte cose. Difatti recentemente il collegato ambientale ha ribadito la necessità per le amministrazioni pubbliche di operare secondo il piano di azione nazionale per il Green Public Procurement e nello specifico per qualificare gare green che devono essere fatte con la formula offerta economicamente più vantaggiosa, ha risottolineato la necessità dei criteri ambientali minimi per il Green Public Procurement fatti appunto dal Ministero dell'Ambiente. È proprio recentissimo, del 2016, la pubblicazione dei criteri ambientali minimi per l'edilizia, che è uno sforzo notevole e per l'Italia anche innovativo di vedere un edificio come un sistema olistico e non come una somma di pezzi. Quindi i nuovi criteri ambientali minimi per l'edilizia definiscono i materiali, definiscono le caratteristiche ambientali valorizzabili del cantiere, definiscono tutta una serie di parametri e danno indicazione alla pubblica amministrazione per poter operare gare che valorizzino le organizzazioni che propongono appunto tali caratteristiche. La cosa rilevante e importante è che tali criteri ambientali minimi sono in fortissima relazione con i protocolli di edilizia sostenibile come i protocolli LEED, come i protocolli GBC, come i protocolli BREEAM e vari altri. Questo è interessante perché pian piano sta trasformando la domanda di edilizia nel nostro paese e adesso con questo vincolo di legge cambierà anche il modo di fare delle gare a cui le amministrazioni pubbliche sono tenute e quindi sono tenute a rispettare tali parametri. Questo pian piano si sta muovendo e proprio infatti il prossimo 24 che ci sarà un convegno a Bologna proprio su queste tematiche, beh, riteniamo sia interessante portare una testimonianza a Ravenna 2016 e quindi agli amici di Lab & Lab per poter lavorare assieme su queste tematiche. Infine, credo sia interessante ragionare di come non è solo bene fare e fare bene, ma anche dare visibilità. E in questo ambito penso sia utile l'accordo che stiamo ragionando con Lab & Lab insieme ad un portale internazionale che si chiama OnGreening, e questo portale è un portale che mette in evidenza i vari edifici sostenibili fatti a livello mondiale, quindi realizzati a livello mondiale, e anche un altro tema che è la necessità dei prodotti che possono qualificare questi edifici, prodotti ancora una volta compliant ai sistemi di edilizia sostenibile.